fai le domande, dai. Presentalo. Dillo tu. No, dillo presentalo, tu. Presentalo, c'è 4 minuti. Vai, dai, presenta te, presenta te, lo devi dire te l'intervista. Oh, guarda, sei tosto, eh. Allora. Buongiorno. Buongiorno a tutti, cari amici, in occasione della manifestazione che ogni anno noi facciamo in ricordo della battaglia di Nikolaevka, siamo qui con un amico il quale presenterà se stesso, il quale è stato, è figlio di un alpino che non solo ha combattuto, e noi abbiamo letto il suo libro scritto appunto sulle memorie del padre, ma è stato fatto prigioniero ed è riuscito a sopravvivere in quella situazione incredibile nella quale buona parte dei nostri soldati che erano in Russia sono morti, perché la maggioranza degli alpini morti in Russia sono morti in prigionia. Allora facciamolo parlare di titoli dei tuoi libri che al momento non me li ricordo. No, non stiamo facendo uno spot pubblicitario, questa è la ricorrenza di Nikolaevka. Io sono contento del comitato organizzatore di questo invito e io ho scritto un libro perché mio padre ha lasciato un diario. Io ho voluto lasciare traccia, essendo giornalista, di questo diario, ho rilasciato quindi ciò che secondo la mia indole, il mio rispetto per il mio genitore mi ha portato. Ecco che ho scritto questo libro. Il fatto che poi all'atto pratico questo libro ha vinto numerosi premi e ha venduto oltre 50.000 copie. Sono questi i motivi che mi hanno portato a questo successo, ma in questo momento io sono qui per ricordare i tanti caduti in Russia, ma non solo nella ritirata, ricordare che cosa? I prigionieri in Russia. E vorrei dire una cosa, in questo momento io sono qui con il cappello d'alpino, perché dell'Armir, della spedizione in Russia, dobbiamo dire 220.000 persone, erano solo 60.000 gli alpini. Però tutti quanti noi ricordiamo questa spedizione in Russia come il sacrificio degli alpini in Russia. Non è giusto, non è così, perché ci sono stati altri corpi, ci sono stati bersaglieri, fanti, persino la marina, cosa che pochi sanno. Però perché gli alpini viene ricordato appunto come il sacrificio degli alpini? Perché gli alpini tramandano queste storie ed è giusto quindi che venga fatta verità su questa storia, come del resto io sono un revisionista storico, come ben sapete, avendo già scritto altri temi su Operazione Quercia. I nostri amici non lo sanno. Non lo sanno. Cioè, quello che devi dire, perché i nostri amici sono invece molto interessati della tua opera di revisionista, questa è la cosa più importante. Vabbè, l'opera di revisionismo, il fatto che io mi sia specializzato sulle opere della Seconda Guerra Mondiale, quindi nel senso che il mio teatro di azione si muove nel rivedere gli avvenimenti storici sulla Seconda Guerra Mondiale, tra questi l'Operazione Quercia. Tutti hanno visto Skorzeny come il principale artefice di questa operazione e io questo ho fatto luce innanzitutto col mio primo libro, Mussolini finto prigioniero al Gran Sasso, dove ho messo le carenze dell'esercito italiano e già ho messo in luce alcune cose per cui c'erano delle debolezze, ma nel secondo libro, L'ultimo segreto di Mussolini, ho messo una pietra miliare, cioè c'era un accordo sotto banco tra Badoglio e tedeschi, e lo vedete tutto in questo libro con testimonianze ed inediti. Come ti chiami? Vincenzo Di Michele. Il libro è stato fatto anche in inglese. Bene. Grazie. Benissimo. Era quello che volevo, dire, fargli dire, perché è molto importante quello che lui ha detto. Benissimo. E noi siamo perfettamente grazie convinti del contributo, grazie della verità di quello che lui ha scritto. E che si continui a celebrare la memoria e l'ardimento dei militari italiani in tutte le guerre. Buonasera.